Ah, sicuramente dopo che abbiamo subito il primo gol abbiamo cercato comunque di avere una reazione e diciamo che ce l'avamo riusciti fino a quel momento. Abbiamo pareggiato la partita, secondo me il secondo gol nel finale del primo tempo ci ha tagliato un po' le gambe, anche un episodio un po' dubbio su Ciofani, secondo me l'arbitro poteva fischiare fallo e sicuramente quello è stato un po' il gol che ci ha tagliato le gambe. Poi dopo non siamo riusciti a reagire, commettendo comunque anche degli errori, e quando sbagli così in queste partite vieni castigato e perdi la partita. Gennaro, oggi troppi giocatori sottotono in una partita importante, nella prima di 10 finali, come aveva detto ieri Pirlon, perché? Ah, ti dico la verità, secondo me eravamo partiti anche bene, subito un'occasione con Mancuso in contropiede, se la sblocchi lì magari poteva essere anche un'altra partita, però sicuramente poi dopo non abbiamo dimostrato di essere in partita, perché abbiamo fatto comunque degli errori, abbiamo sbagliato e quando sbagli contro squadre come il Cittadella che comunque non ti fanno giocare va in difficoltà, quello che poi alla fine si è visto sul campo. Sicuramente ci è dispiaciuto perché ci tenevamo molto questa partita e volevamo fare il risultato positivo per dare continuità alla vittoria con lo Spezia. Non ci siamo riusciti e ci rimbocchiamo le maniche e ripartiamo da venerdì. Gennaro, io approfitto della tua esperienza perché il primo gol è arrivato da azione d'angolo, il secondo gol è arrivato da azione d'angolo, l'ultimo gol di Benevento è arrivato da azione d'angolo, diceva Pillon, insomma lì bisogna cambiare qualcosa a questo punto. Due indizi fanno una prova, figuriamoci tre. Sicuramente quando subisci gol così su calci piazzati sono i dettagli che fanno la differenza, e se subisci sempre gol significa che qualcosa sbagli, non è sempre l'avversario che è più bravo, magari un po' di concentrazione in meno, di attenzione in meno anche durante la settimana, perché comunque durante la settimana ci lavoriamo. E poi ripeto, comunque il secondo gol secondo me di Mancini è fallo su Ciofani. Secondo me è fallo su Ciofani perché si è appoggiato e Matteo è caduto a terra e lui è colpito da sola. Io penso che poteva fischiare, però quello non deve essere sicuramente un alibi, è un dato di fatto che secondo me era fallo, però l'arbitro non ha fischiato e abbiamo subito gol. Ti ripeto, dobbiamo guardare avanti, venerdì ci aspetta una partita importante e dobbiamo ripartire. Ti faccio la stessa domanda che pochi istanti fa ho fatto a Pillone. Pescara che ha praticamente perso tutti gli scontri diretti in trasferta in questa stagione, da Palermo in avanti, Verona, Perugia, Benevento. Questo cosa significa? Significa che comunque dobbiamo capire che quando andiamo fuori casa e affrontiamo queste squadre dobbiamo fare qualcosa in più, dobbiamo dimostrare di essere Pescara che quando gioca all'Adriatico è un'altra squadra, questo sicuramente, ma lo sappiamo anche noi che quando andiamo fuori casa facciamo qualcosina in meno e lavoriamo anche per fare qualcosa in più in trasferta.